Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa lettura per il segno del toro, valida sia per coppie che per single. Se non risuona con tutti, guardate le letture del vostro segno ascendente o del vostro segno di luna. Sicuramente fra queste troverete quella che riguarda voi. E per avere una sessione privata con me di tarocchi, life coaching o analisi karmica, oppure un pacchetto che comprenda un po' più cose, potete inviare un'email e chiedere informazioni alla mia assistente o in alternativa andare sul sito internet e prenotare direttamente da lì. C'è anche l'opzione numero di telefono, potete inviare un messaggio WhatsApp al numero che trovate sul sito. Se invece siete su Facebook, ragazzi, cliccate direttamente sul link che trovate in descrizione, quindi potete prenotare direttamente da qui. Iniziamo e vediamo un po' cosa succede. Energia generale, regina di coppe per il toro questo mese, quindi due persone che si vogliono bene, ma che per qualche motivo si vogliono bene da lontano. C'è una certa distanza. Ovviamente per chi è sposato e vive sotto lo stesso tetto, questo non significa distanza fisica, significa semplicemente che ormai l'affetto, l'amore, i sentimenti sono diventati una cosa talmente tanto fraterna, in positivo, non in negativo necessariamente, ragazzi, ma ecco, quando si sta insieme per tanto tempo, certi sentimenti e certe emozioni non vengono più manifestate con quella passione, quell'energia e quel fuoco che c'è all'inizio, ma è ovvio che poi diventa tutto una cosa un po' più pacata, un po' più tranquilla. Come una regina di coppe che prova amore, che prova sentimenti, ma che allo stesso tempo sta seduta sul suo trono. Non stai di certo in giro a manifestare tutto quello che ha dentro con entusiasmo e con chissà quale energia. Però invece per chi non è, per chi non vive insieme o comunque per chi si trova appunto ad una distanza fisica, ecco che questa regina di coppe proprio rappresenta il volersi bene, il pensarsi, l'inviare pensieri ad altri e ricevere i pensieri degli altri. Io lo dico sempre, la regina di coppe per me è colei che fa telepsichia, che lo sappia o meno, che ne sia consapevole o meno. La regina di coppe è colei che usa la legge d'attrazione, colei che usa la telepsichia, colei che sa amare e colei che usa i suoi pensieri e le sue emozioni per attrarre qualcuno, per creare attorno a sé quell'aura di energia attrattiva che cerca appunto di attrarre l'amore. Ovviamente tutti i dettagli sono nel corso di magia d'amore e telepsichia, però ecco, la regina di coppe lo fa, sia che ne sia consapevole, sia che non ne sia consapevole, lei ha una capacità anche innata di formulare i propri pensieri e le proprie emozioni in modo tale da farli arrivare alla persona amata nel modo giusto, da fare sentire la persona amata protetta, come dire, sicura, proprio dentro uno scudo energetico di benessere, di voler bene. Questo è un po' quello che fanno anche le mamme con i figli. Infatti in esoterismo, in ritualistica in generale, si parlava in tempi di guerra soprattutto, si parlava di donne che chiedevano alle maghe, alle fattucchiere, alle streghe o agli esoteristi, dipendeva ovviamente dal ceto sociale, perché di solito le persone di ceto sociale più alto si rivolgevano all'esoterista esperto, quello che studiava la cabala, quello che studiava eccetera eccetera, e invece le persone più di ceti sociali più bassi, più popolani, si rivolgevano alle fattucchiere, alle streghe, insomma usavano strumenti diversi, anche se questi strumenti diversi poi facevano capo alla stessa, agli stessi principi magici. Quindi ecco, la regina di coppe è una persona che, vi stavo dicendo, in tempo di guerra tante donne andavano appunto a chiedere aiuto per creare degli scudi energetici che proteggessero i loro figli in guerra o i mariti in guerra. E era proprio un'usanza fare questo scudo, creare questo scudo, ma anche chi non andava dal mago, le donne che pregavano, le donne che rimanevano a casa e che pregavano per i loro figli, che magari chiedevano all'angelo, all'arcangelo, a Gesù, alla Madonna di proteggere quella persona, non stavano facendo altro che collegarsi con un'egregora, con un'entità energetica, e chiedere a quell'entità di proteggere quella persona. Quindi ecco, in realtà la regina di coppe
È una carta molto bella, a me piace tantissimo, perché sta proprio manifestando quel tipo di energia, quell'energia di chi ama e vuole proteggere l'altro, di chi invia qualunque cosa accada, ragazzi, perché poi stiamo parlando di cose che stiamo parlando di relazioni, quindi nelle relazioni non c'è mai la perfezione, non siamo mai felici al 100% di come va o di quello che abbiamo, se non per brevi periodi. E fa parte della natura umana, però. Ecco che questa regina di coppe sta proprio dicendo che in questo periodo noi sappiamo manifestare questo amore incondizionato, al di là dei problemi che possiamo vivere, al di là delle liti, dei fastidi e dei casini che possiamo avere in coppia con l'altro, ma il sentimento predominante è l'amore, che si sprigiona in tutte le direzioni, che ci protegge e che ci guida. Quindi bellissima carta per il Toro questo mese. Adesso però andiamo a vedere un po' le due singole colonne, perché in una colonna ritroverete voi stessi, nell'altra colonna ritroverete o il vostro partner o la persona con cui in ogni caso state interagendo. Chi sta da questo lato si sente come un 8 di denari, prova un 6 di spade, desidera la torre, si comporta come un 10 di coppe e ciò che non dice è il re di bastoni. Dall'altro lato abbiamo un 5 di bastoni che prova un 9 di spade, desidera un 6 di denari, si comporta come il sole, ciò che non dice il 6 di coppe. Beh, ragazzi, il 6 di coppe è ciò che non dice. Uno dei due ha una grande consapevolezza di quanto l'altro sia importante nella sua vita. Uno dei due sa benissimo che l'altro è, se non la sua fiamma gemella, una delle sue anime gemelle. Descrizioni, ragazzi, che trovate dettagliate nel corso di psicologia karmica ed energetica. Qui ci si tratta di due persone che stanno vivendo in effetti dei conflitti. Stanno vivendo dei conflitti che, tra l'altro, in certi momenti vedo che o sono stati molto accesi o rischiano di diventare accesi, quindi state anche un po' attenti magari a modulare le vostre energie, le vostre emozioni, perché qui siete due persone che si, qui ci sono due persone che si vogliono bene, due persone che si amano, due persone che cercano di, due persone che cercano comunque di gestire queste emozioni in modo tale da non ferire troppo l'altro, da non ferirsi troppo a vicenda, tranne per qualcuno di voi, perché i sociopatici e i narcisisti sono un po' dovunque, quindi ecco, non posso dire che per tutti è così, però in linea di massima posso dire che si tratta proprio di due persone che si vogliono bene e che se si fanno del male lo fanno in superficie, ma non vorrebbero farlo in profondità. Non c'è quella cattiveria profonda, è una questione puramente caratteriale. Adesso vediamo un pochettino per coppie e per single che cosa accade. Per chi è in coppia, questo è un mese nel quale uno dei due si sta distanziando emotivamente. Questa persona si sta distanziando emotivamente, o perlomeno desidera distanziarsi emotivamente, perché nonostante tutto l'amore che prova, c'è qualcun altro, è entrato in gioco qualcun altro. Poi vi do anche la versione per chi non ha terzi incomodi. Ma è entrato in gioco qualcun altro e questo qualcun altro sta un po' creando scompiglio, sta un po', mamma mia, mamma mia. Certo che non vorrebbe questa persona sentirsi in questa situazione, è dispiaciuta dell'essere in questa situazione, però c'è un altro interesse che ha un po' scombussolato tutto e dall'altra parte c'è qualcuno che l'ha capito e se n'è accorto o l'ha scoperto e l'ha saputo e teme di perdere il proprio partner e tutto ciò che desidera è che le cose ritornino come prima o che rimangano come sono. Mamma mia, quando stiamo per perdere qualcuno è sempre così, ragazzi. Quelli di voi che risuonano con questa versione, chi sta per perdere l'altro che si è accorto che c'è qualcosa che non va, mo non dorme tanto bene la notte. Per quelli invece che non hanno il terzo incomodo, dai ragazzi, per quelli che non hanno il terzo incomodo, qui si tratta semplicemente di di una persona in conflitto con un'altra persona. Cioè uno dei due partner in questo periodo sembra un po' conflittuale, si sente un po' in conflitto con il mondo dentro, con il mondo fuori, cioè un po' c'è un nervosismo nell'aria, che non si capisce bene da cosa è causato, perché sembra che le cause siano tante, sembra che i fattori siano molteplici, quindi possiamo anche tentare di dare una motivazione, ma in realtà sono tante, sarebbe solo una scusa. Questa è una persona che non sta bene, è evidente, con un 5 di bastoni e un 9 di spade c'è un fortissimo stress di sottofondo. Ma la cosa che mi colpisce è che questa persona fa finta di nulla fuori, cioè non lo mostra, non lo fa vedere, perché fuori si fa vedere come la carta del sole. Quindi questa persona che sta vivendo questi conflitti, soprattutto conflitti interiori, sta cercando in tutti i modi di non fare capire nulla, sta cercando in tutti i modi di non farlo vedere all'altro e di mostrare fuori solo ed esclusivamente
solo ed esclusivamente i suoi lati positivi, cioè cerca proprio di far vedere che è felice anche quando non lo è. Questa cosa mi sta colpendo davvero tanto. Ragazzi, vi chiedo di commentare perché è molto particolare come situazione. Tra l'altro, appunto, questa persona desidera continuare questa relazione, desidera che ci sia questo scambio. Io credo anche per qualcuno di voi che questa persona è un po' sotto stress perché ogni tanto pensa al suo passato, ogni tanto pensa a una persona del passato che è rimasta nel cuore, che è rimasta nel cuore, o che potrebbe anche farsi viva in questo periodo, perché come vi dicevo c'è qualcuno al terzo incomodo, quindi ecco che qualcuno ha o il passato nel cuore, nella mente, oppure il passato che proprio gli bussa alla porta. E dall'altra parte, ragazzi, c'è qualcuno che invece... Cosa prova per me? Mi cercherà. Impara a leggere la sua mente con il metodo Maya. Iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com. C'è qualcuno che invece si sente un po' in crisi per questo motivo, sente che il rapporto... Potrebbe anche... In realtà questa persona desidera la torre e questa è una cosa stranissima perché chi sta da questo lato desidera la torre, cioè desidera o desidera ridare vita nuovamente alla sessualità all'interno della coppia perché sembra che sarebbe in effetti una buona mossa, sì, sarebbe una buona mossa perché con il re di bastoni e la torre, sì, sarebbe una buona mossa. Non mi sembra che state ultimamente, non tutti voi, chiaro, ma ultimamente vedo molte coppie di Toro che l'aspetto sessuale l'hanno un po' messo di lato, o comunque non è stato esattamente soddisfacente, non per tutti ovviamente, però ecco, questa persona ce la sta mettendo tutta. Questa persona ce la sta mettendo tutta. Siete strani, ragazzi, nel senso è un peccato. Questo mese il Toro vive una condizione in cui due persone che comunque si vogliono bene... devono un po' affrontare lo stress di una delle due persone. E una delle due persone che sta vivendo questa fase di stress è che non vuole nemmeno farlo vedere fuori. E in questo modo però non si può risolvere come si deve, cioè se voi non parlate, se voi non vi chiarite, lo stress rimane dentro. Certo è che se siete innamorati o infatuati di qualcuno del passato, magari dite, ma come faccio a dirlo? Giusto, avete ragione. Ma fino a un certo punto, perché se il rapporto è davvero solido... Si può anche parlare di questo genere di cose. Io ovviamente lavoro nell'ambito della crescita personale, quindi per me è un po' diverso. Io negli anni mi sto abituando, mi sono abituata e lo faccio sempre di più a esprimere le mie verità più possibile, al 100% se è possibile, non sempre lo è, ma ci provo. Perché ecco, più io cresco interiormente, più attiro persone in grado di lavorare insieme a me, in grado di entrare in un sintonia insieme a me in un certo modo e quindi anche di comunicare in un certo modo. E tutte le coppie dovrebbero tendere a questo. Per questo esistono anche i percorsi di coppia. Ne ho fatti diversi con i miei clienti che molte volte sono proprio appunto, abbiamo proprio fatto percorsi di coppia per raggiungere questo obiettivo, per imparare a comunicare, per imparare a risolvere le problematiche, per vederle non come problemi, ma come occasioni per crescere. Quindi il mio consiglio, ragazzi, è se siete voi che avete qualcosa dentro, tiratelo fuori e se invece è l'altro che ha qualcosa dentro, cercate di essere comprensivi e di aiutarlo ad esprimersi il più possibile. Quindi evitate di giudicare, evitate il giudizio, perché se uno si sente giudicato non parla, questo è normale. Per chi invece è single, andiamo un attimino a vedere per i single. Mese di pensieri, per i single sì, è un mese di pensieri, è un mese nel quale due persone si pensano da lontano. Due persone si pensano da lontano, sì. Una cerca proprio di non pensare, una si sta sforzando un pochino di non pensare e l'altra invece non ci dorme proprio la notte. Non ci dorme proprio la notte. Uno desidera proprio farsi una bella puntini puntini, e l'altro invece è un po' più sull'aspetto emotivo, è più proiettato sull'aspetto emotivo, sull'aspetto dell'anima. Certo, c'è un po' questa polarizzazione e uno dei due si sta allontanando. Se siete single, uno dei due... No, non che si stia allontanando, scusatemi, si sta allontanando interiormente. C'è una parte di lui, una parte emotiva che si sta allontanando perché ha la sensazione
che certe cose non si smuovono e allora forse è il caso di non pensarci troppo, visto che tanto queste cose non si smuovono. E uno dei due proprio sembra anche arrabbiato. Sembra arrabbiato, preoccupato, sotto stress. Commentateci ragazzi qui sotto e diceteci esattamente che cosa sta succedendo, perché uno si comporta come il 10 di coppe, l'altro si comporta come il sole, sembrano due persone che apparentemente stanno molto bene, sembrano due persone però che hanno anche, forse ci sono anche altri coinvolti comunque, ci sono emozioni vecchie del passato coinvolte, del passato o del presente, anzi vi dico proprio così, per chi è single ragazzi, per chi è single. Uno di voi due ha ancora un legame con il passato che interferisce. L'altro, o questo re di bastoni rappresenta l'energia sessuale che rischia di esplodere con la torre, quindi o questo sta proprio impazzendo e l'unica cosa che vorrebbe sarebbe sbattere l'altro al muro, oppure anche l'altro ha un'altra persona coinvolta in qualche modo e quindi ecco che ci sono opzioni, ecco, ci sono opzioni. Ma adesso vediamo che cosa accade nell'incrocio fra il segno del toro e i 12 segni dello zodiaco. E ragazzi, questa parte è stata creata per i single, ma consiglio anche a chi è in coppia di guardarla, soprattutto se state interagendo con diverse persone. E per diventare miei studenti, ragazzi, avete l'opzione sito internet da cui potete iscrivervi direttamente ai corsi, oppure email o messaggio WhatsApp al numero di telefono che trovate sul sito. Io comunque consiglio a chi è interessato a iscriversi ai miei corsi di chiedere informazioni sulla possibilità di avere una scontistica per chi si iscrive a più di un corso. Quindi considerate l'opzione rateizzazione, sicuramente. La rateizzazione è, diciamo, il metodo che va per la maggiore con i miei corsi. Ma non solo, perché una rateizzazione su due o più videocorsi che vengono comunque scontati abbondantemente è sicuramente l'opzione più saggia, è quella che prenderei io. E adesso vediamo un po' però che cosa accade nell'incrocio, nella combinazione fra... Eccoci qui, perfetto. Dunque, per i toro, ragazzi, che hanno a che fare con qualcuno del segno dell'Ariete, c'è un contratto karmico, c'è un insegnamento da apprendere prima di poter andare oltre. Sembra che manca proprio qualcosa che non riusciamo a comprendere. Toro con Toro, state per avere la risposta che aspettavate. Con Gemelli, questa persona potrebbe, o voi potreste avere delle tendenze omosessuali o bisessuali che in qualche modo interferiscono nel rapporto. Cancro, c'è una mancanza di collaborazione proprio con il Cancro. Leone. Il leone aspetta che siate voi a fare la prima mossa o a comunicare. La vergine non vuole assolutamente ripetere lo stesso errore di nuovo, quindi levateci mano. O cambiate proprio strategia o levateci mano. Bilancia, questa persona è un po' stanca del tira e molla. Lo scorpione, gli eventi stanno per accadere molto rapidamente se siete con uno scorpione. Con il sagittario c'è il potenziale per una relazione. Il capricorno, è un po' confuso. Non sa cosa vuole. Non credo che voi possiate fare tantissimo per aiutare. Secondo me dovete anche aspettare un attimino che si chiarisca le idee. L'acquario sta diventando più freddo e distaccato. E con il pesci si tratta di qualcosa di interessante che potrebbe anche diventare una relazione a lungo termine. Ma adesso andiamo a vedere la carta angelica. Eh sì che gli angeli ci invitano ad aprire la nostra mente e ad essere un po' più flessibili nei ragionamenti. Perché questa è una carta che ci dice che la nostra anima gemella, o comunque la persona che in questo momento potrebbe far parte della nostra vita o con cui stiamo interagendo, potrebbe essere diversa dal tipo di persona che noi speravamo di conoscere o di incontrare. Ed è per questo che è necessario aprire la mente, perché noi possiamo avere anche un modello ideale di persona che vogliamo accanto a noi, ma non è detto che questo modello poi corrisponda davvero a quello che per la nostra anima ci serve. E la nostra anima ci porta a ciò che davvero ci serve. Quindi aprite un po' la mente, ragazzi. Ragazzi, cercate di osservare quello che avete di fronte, la persona che avete di fronte con cui state interagendo, per quello che è davvero e per quello che vi sta dando. Non giudicate.
Se va bene o non va bene per voi dal punto di vista mentale, giudicatelo dal punto di vista emotivo, emozionale. E per il resto, ragazzi, io vi invito ad andare sul sito, inviarci un'email o un messaggio WhatsApp e ci vediamo alla prossima.